da tutti. E come detto l'assessore, questa è l'occasione per noi per presentare questo lavoro che abbiamo fatto nel manuale della raccolta differenziale, che verrà distribuito a tutta la cittadinanza di Casoria. Già oggi parte la distribuzione e assieme alla manuale di distribuzione che facciamo ogni 6 mesi delle buste per la raccolta differenziata verrà data a tutte le famiglie del comune di Casoria, anche una povera. Perché abbiamo fatto questa nuova edizione del manuale? Perché già altre passate abbiamo fatto altre edizioni, questa è un'edizione di vista molto più corposa, e l'abbiamo fatto soprattutto perché nel 2010, abbiamo fatto un grande sforzo sulla raccolta differenziata, abbiamo incrementato molti servizi, abbiamo esteso le zone su cui abbiamo fatto il porta a porta, abbiamo messo i servizi esonori rispetto a prima. Per cui abbiamo ritenuto necessario a questo punto fare una campagna per informare tutti i cittadini, proprio caso per caso, la distribuzione di manuali su tutti i servizi che attualmente viene fatto verso l'ambiente, quindi tutti i servizi che i cittadini possono utilizzare. E dire che il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è stato un lavoro fondamentale perché noi negli ultimi mesi del 2010 abbiamo raggiunto la quota del 35% di raccolta differenziata e adesso nel 2011 ci poniamo l'obiettivo di raggiungere a fine 2011 la percentuale del 50%. Quindi diciamo il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro molto intenso in quest'anno, però appunto adesso col manuale cerchiamo un po' di codificare meglio, di sistemare alcuni problemi che ci sono ancora per quanto riguarda le informazioni sui cittadini. Non tutti i cittadini sanno esattamente quali tipi di servizi che possono essere vengono forniti alla casa d'ambiente, non tutti eseguono effettivamente le norme per quanto riguarda la raccolta differenziata. Abbiamo notato che ci sono anche alcune frazioni che sono con una percentuale ancora bassa invece potrebbero essere incrementate fortemente, probabilmente dipende anche che non c'è un'informazione, una cittadinanza abbastanza forte su cosa fare per quanto riguarda la raccolta differenziata. In qualche modo per quanto riguarda i multimateriali, la plastica, acciaio, novea, acciaio, alluminio, cioè tutti i contenitori in cui c'è tutto un insieme di materiali che è anche abbastanza complesso. Voi potete vedere che su un manuale c'è incluso da 2 pagine soltanto per quanto riguarda per spiegare che cosa consiste la raccolta multimateriale, quali sono le parti e i rifiuti che possono essere inserite in multimateriale e quali invece non possono essere inserite. Ed è una cosa che noi pensiamo che possa essere implementata molto nel futuro, per cui abbiamo dato queste spiegazioni molto dettagliate. Gli effetti veri sono 2 pagine, forse anche tanto, però purtroppo non c'è altro motivo, altro modo, perché diciamo ormai la raccolta differenziata è quella di base, tutti i cittadini più o meno hanno capito che cosa è, come si fa, però bisogna andare un po' a livelli un po' più alti, perché secondo noi già un'informazione dettagliata su cosa si può differenziare, che modo può differenziare, noi già andremo ben oltre il 35%. Poi, durante l'anno avremo un'estensione della zona che serviamo di porta a porta. Oggi noi facciamo 17.000 famiglie su 27.000 con il porta a porta. Entro la fine dell'anno tutto il territorio comunale verrà servito con il porta a porta. E qui poi da questo ulteriore ampliamento delle zone porta a porta con una raccolta differenziata molto spinta, noi ci aspettiamo entro la fine dell'anno di superare il 50%. Quindi questo è l'obiettivo di questo manuale e soprattutto quello di informare i cittadini di quelle che sono le novità, anche perché abbiamo cambiato nel frattempo anche i calendari di raccolta, i giorni di raccolta non sono rimasti, che abbiamo modificato perché avendo cambiato la struttura, avendo esteso le zone porta a porta, siamo stati costretti un po' a rivedere anche tutte le altre zone, quindi era necessario un po' azzerare un po' tutte le informazioni di precedenza e fare un manuale che le contenesse tutte, in modo che la cittadinanza, potendo leggere il manuale, è in grado poi effettivamente di avere informazioni chiare su come fare una raccolta differenziata e quali sono le modalità con cui il servizio inizierà. Noi non ci fermeremo su questo per quanto riguarda l'informazione. Infatti abbiamo già dei programmi che abbiamo portato all'amministrazione comunale anche per quanto riguarda l'informazione da fare delle scuole, in particolare anche manifestazioni realizzate durante l'anno
in modo tale da implementare ulteriormente questa parte dell'informazione, la sensibilizzazione, della cittadinanza, ma arriva a questo punto non soltanto la sensibilizzazione in senso così molto ampio, ma proprio dell'informazione di come effettivamente effettuare la raccolta differenziata, le modalità con cui deve essere effettuata, che siamo convinti che ancora oggi ci sono molti cittadini che non hanno ancora chiaro, piuttosto di noi non abbiamo comunicato ancora abbastanza, su quali sono le modalità con cui fare la raccolta differenziata. Molti cittadini europei non sanno ancora anche i servizi che sono messi a disposizione di casa rapida. Ad esempio, quest'anno abbiamo fatto il servizio, abbiamo attivato il servizio della raccolta degli spacci, per cui tutti i cittadini che hanno giardini, per cui hanno necessità di smaltire potature, eccetera, possono chiamare Casa Ambiente e Casa Ambiente va a domicilio per il prelievo degli spacci. Qui questo è un servizio nuovo, importante, probabilmente non tutta la città, anzi si è ancora reso conto dell'attivazione del servizio, questo è un modo per poter arrivare a tutta la cittadinanza. Un altro servizio che abbiamo cambiato ultimamente è per esempio la raccolta del vetro. Per quanto riguarda la zona porta a porta, abbiamo tolto le campane che erano distribuite sul territorio e abbiamo attivato un servizio di raccolta porta a porta del vetro, perché ci attendiamo, cose che già siamo riscontrati in queste settimane. Andando con il sistema porta a porta, per raccolta porta a porta il vetro, la percentuale del vetro si implementa molto velocemente. Segno che non tutti i cittadini andranno fino alla campana, e poi abbiamo anche molto un problema perché diciamo la realtà, le campane, infatti al mondo delle zone con il porta a porta, diventano sempre dei punti di accumulo dei cittadini. Quindi in certo modo abbiamo anche colto l'occasione per fare un accumulo di rifiuti e tenere qui la città. Cioè, comunque il nostro obiettivo è questo di distribuire a tutta la cittadinanza questo manuale, cosa che verrà fatto entro la fine del mese, come dicevo già sono partite le ciabatte oggi per la distribuzione del manuale, assieme a un manuale verrà distribuito come facciamo ogni 6 mesi l'intero kit di buste per la raccolta differenziata, continueremo in questa opera di informazione nei prossimi mesi e probabilmente sarà un altro momento di grande informazione che dovremo fare. Verso prima dell'estate, verso il mese di giugno, quando ci saranno le prime modifiche per l'ampliamento ulteriore della raccolta differenziata anche alle restanti parti del comune di Casone, con l'obiettivo, entro la fine dell'anno, di fare la porta a porta spinta su tutto il territorio comunale e quindi superare i 50 di raccolta.